Vediamo allora il teorema di Carnot, che afferma due cose: che le macchine termiche reversibili che operano solo tra due temperature hanno lo stesso rendimento che quello del ciclo di Carnot, in pratica sono soltanto il ciclo di Carnot e il ciclo di Stirling. Poi tutte le macchine termiche irreversibili che operano fra le stesse temperature massima e minima hanno però un rendimento sempre minore. In realtà ci sarebbe anche una terza affermazione, che riguarda sempre le macchine reversibili che operano fra quelle due temperature massima e minima, ma che scambiano calore non solo con le due temperature massima e minima, ma anche con le temperature intermedie, come nel problema che abbiamo visto poco fa. Allora, in questo caso, quelle macchine, pur essendo reversibili, hanno un rendimento minore di quello di Carnot e di Stirling. Come esempio, infatti, nel problema precedente abbiamo visto un ciclo termodinamico formato da tre trasformazioni, adiabatica, isobara e isocora, che ha un rendimento minore, aveva un rendimento solo del 16,5%, minore del circa 66% del ciclo di Carnot che operava fra le stesse temperature massima e minima, che in quell'esercizio erano 800 Kelvin e 273 Kelvin. Quindi, pur essendo un ciclo reversibile, il suo rendimento era minore di quello di Carnot, perché quel ciclo scambiava calore anche con termostati intermedi e non solo a 800 Kelvin e 273 Kelvin. La dimostrazione non la facciamo, la dimostrazione del teorema di Carnot, ma definiamo meglio che significa macchine termiche che operano solo fra due temperature. Significa che, come il ciclo di Carnot e quello di Stirling è qui rappresentato, in pratica gli unici scambi di calore tra il gas e l'ambiente esterno avvengono durante le due trasformazioni isoterme. Nel ciclo di Carnot questo è rigorosamente vero, perché le due trasformazioni BC e DA sono due adiabatiche. In quello di Stirling qui rappresentato, in realtà il gas scambia calore con un'infinità di sorgenti anche tra B e C in raffreddamento e tra D e A in riscaldamento, ma siccome questi due calori scambiati nelle due isocore si dimostra che sono uguali opposti, è come se il gas non scambiasse calore durante le isocore e scambiasse calore soltanto alle due temperature massima e minima. Ecco perché il ciclo di Stirling ha lo stesso rendimento del ciclo di Carnot, perché entrambi scambiano calore soltanto alle temperature estreme. Le stesse cose sono spiegate più in dettaglio qua nel file.